Un riconoscimento sempre più prestigioso, il Premio Faro, il consueto appuntamento organizzato dall'associazione Miro Magnum che ogni anno premia eccellenze calabresi nel mondo. La manifestazione da quest'anno è impreziosita dalla creatività artistica del maestro orafo Michele Affidato, che ha realizzato per l'occasione il Faro d'Argento. Un riconoscimento che si unisce ai tantissimi prestigiosi premi creati dall'orafo crotonese, come quelli in occasione del Taormina Film Fest, il Festival di Sanremo e le giornate del cinema lucano. L'anno scorso, per l'appunto, ho ricevuto questo bellissimo premio, ho visto questa bellissima realtà, quello che ruota intorno a un grande evento e mi sono sentito motivare di realizzare quest'opera. Quest'anno ho voluto realizzare proprio il faro d'argento, che questa sera per l'appunto verrà consigliato a una grande eccellenza calabrese, che è l'azienda Librandi, per cui ecco, sono veramente contento e felice di poter contribuire anche io con la mia arte a tutti questi eventi che non fanno altro che rappresentare quella Calabria positiva. A ricevere il premio 2019 è stata l'azienda Librandi, florida realtà imprenditoriale vinicola calabrese, una tra le eccellenze della terra di Calabria. Un altro obiettivo raggiunto dell'associazione Miro Magnum, che volevamo dare importanza a questo premio, quindi un ringraziamento va al maestro orafo Michele Affidato, che ha costruito veramente una statuetta che ci riempie l'orgoglio e tutta la cittadinanza mormannese. E poi data a un'azienda che da 50 anni porta il nome della Calabria in giro per il mondo, quindi siamo molto molto soddisfatti. E noi facciamo di tutto per promuovere la Calabria bella nel mondo, quindi ci sta anche muoversi in Calabria ed essere premiati in un paese calabrese anche fuori dalla nostra provincia. La Calabria ormai è una regione vitivinicola importante in tutte le sue province, quindi a fonte ancora più di orgoglio essere proprio in una zona dove comunque anche si fanno ottimi vini.